Che è successo? Che come al solito il centrodestra fa un casino del Cristo. Di fatto sono dei pezzenti. E anche nell'ultima trilogia la Repubblica verrà difesa proprio da questo branco di straccioni. Dall'altra parte il centrodestra, che sa benissimo che in concreto questa legge non gli impedirà di produrre materiale stupefacente, si sono fatti le loro piantine e ne fanno uso personale. Allora loro, per ritorsione, in seguito anche a una diatriba sulle estrazioni del gender da Naboo, cominciano tutti quanti queste persone a lavorare per rallentare il DDL Zan. Mettiamola così, il Senato Galattico è composto da 320 membri. Ogni rappresentante rappresenta un pianeta. Ora, i gruppi parlamentari che avevano annunciato di votare contro la tagliola erano PD, Movimento 5 Stelle, la Federazione dei Mercanti, per un totale di 132 voti, mentre chi aveva annunciato di votare a favore erano Forza Italia, Lega e Confederazione dei Sistemi Indipendenti. Quindi il fronte del no, quindi per portare avanti il DDL Zan, si sono proprio presentati con vagonate di droidi da battaglia, quindi come fai a dirgli di no? Ovviamente il DDL Zan non era solo questo, c'era un importante aspetto culturale. Proteggere la pace, seguire invece la via della forza, lottare contro le ingiustizie, come creare una giornata contro l'omotransfobia come si fa in tutti quanti i pianeti della galassia. A un certo punto l'alto cancelliere Valorum accusa Matteo Renzi di aver fatto passare i suoi al nemico. È un fatto che avete sicuramente visto nella minaccia fantasma. Ora, tutti quanti i pianeti della galassia hanno deciso che la famiglia tradizionale verrà liquefatta dal gender. Quindi il centrodestra lancia questa enorme campagna in cui parla della guerra dei cloni. Gay che vogliono mangiarsi Gesù. Il gender nelle scuole. Arriva Qui-Gon, arriva Obi-Wan, tutti quanti, i droidi. E intervengono tutti, perfino il Vaticano con due spade. Ok, d'accordo. Ma in realtà la cosa veramente figa è un'altra. C'è a un certo punto questo idiota che sta parlando con la regina e gli dice una roba del tipo: per me i politici dovrebbero smontare le viti alle madonne. Cioè, questo è un idiota. Questo è proprio un imbecille. Ah, ma porca! Cioè, lui, questa che c'ha davanti è Padme. Questa è la regina di Naboo, che lei sta sempre in Senato, sta sempre lì a proporre emendamenti, a bruciare il Vaticano con le stelle, a lamentarsi, però non è possibile, non mi hanno approvato la media delle zanne, poi mi hanno chiedere il supporto dei calamari. Idee cambiamo, una piccola corrente nata dalla palude del gruppo misto. Di nuovo, nel Partito Democratico c'è il tanto rinomato Conte Dooku. E il Movimento 5 Stelle, ora come ora, è un'organizzazione religiosa e c'è il tanto rinomato Conte. Tra l'altro lui era veramente un ex Sith che si era allontanato dal, stavo per dire, movimento. È un'organizzazione religiosa, vedendo che la maggioranza è in bilico, Matteo Renzi dall'Arabia Saudita fa la morale mentre c'era una votazione. 5 anni fa l'Arabia Saudita è intervenuta nello Yemen contro l'omotransfobia. Tutta brava gente che ama le persone trans, le persone gay, le persone Jedi, le persone Sith. Veramente delizioso. Ma se per caso Yoda ti mena, ti discriminano perché sei etero, tu puoi impugnare le spade laser. Proprio per il fatto che su Coruscant o Alderaan l'omotransfobia non è un reato, nasce un sentimento di secessione nei confronti proprio della Repubblica. E utilizzano tra l'altro una tecnologia che sicuramente vi è sfuggita guardando i film, perché tra l'altro la usano spessissimo anche i Jedi. E questa tecnologia si chiama cannabis.